Ciao a tutti, oggi come al solito di nuovo video haul. Basta, ho un problema, devo fare qualcosa, devo fermarmi, ma insomma per ora ancora non ce l'ho fatta. Acquisto, indovinate un po' di cosa, skincare, prodotti skincare. Allora, è un video haul che in realtà non era in programma. E perché vi dico che non era in programma? Perché effettivamente non avevo bisogno di niente di tutto ciò che vedrete, perché in realtà sono stata, ho fatto diversi acquisti ultimamente di prodotti skincare, acqua e sapone, DM, ho fatto l'ordine Ecoverde, quindi insomma se vedete i video precedenti a questo ho comprato davvero talmente tanta roba che sicuramente non mi servivano le cose che vi sto per mostrare, ma siccome quando l'altro giorno insomma ero in pausa, avevo un'ora di pausa e volevo andare a prendermi qualcosa da mangiare lì, sono entrata, ho visto delle offerte e basta, è stata la fine praticamente, mi sono fermata lì e ho acquistato tutt'altro che cibo che mi serviva praticamente. Alla fine mi è finita l'ora di pausa, dovevo tornare in negozio, non avevo preso niente da mangiare, ho raccattato alla cassa un Estatè e mi sono portata a casa il mio bottino di prodottini scontati e niente, insomma, alla fine ho mangiato alle 11 di sera quando sono arrivata a casa. Allora, prima di farvi vedere quello che ho acquistato, volevo precisare che mi vedete praticamente struccata oggi, nel senso che ho soltanto il rossetto e non ho nulla sugli occhi, neanche il mascara proprio, perché siccome negli scorsi giorni ho avuto un po' di fastidio agli occhi, un po' di allergia, erano un po' irritati, un po' gonfi, un po' rossi, ho preferito non mettere assolutamente niente. Anche come base mi vedete con il fondo minerale, che è una vita che non usavo il fondo minerale, però insomma cerco di truccarmi il meno possibile quando non devo andare al lavoro e quindi non mi è strettamente necessario truccarmi, e quindi mi sono resa diciamo giusto presentabile perché sono uscita stamattina, e un minimo presentabile per il video, quindi ho voluto proprio fare una cosa super leggera, fondo minerale, un po' di blush, e ho puntato sulle labbra in modo da distogliere l'attenzione dai miei occhiettini piccini piccini senza trucco e senza mascara, quindi ecco, era giusto per informarvi perché mi vedrete un po' strana, però insomma non è così grave, dai, insomma l'importante non è questo, il succo del video è un altro e non certo il mio make up in questo momento. Comunque vi voglio dire il rossetto che indosso qual è. È questo rossettino di MAC, questa è una versione in edizione limitata, mini size. Adesso ci sono molti rossetti mini size con packaging nero classico, questa invece è un'edizione limitata, natalizia, e la colorazione è Mangrove, molto 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 carino, a me piace molto come colore, ha un rosso aranciato, perfetto per questa stagione primaverile estiva, primaverile qualche giorno fa perché oggi piove, fa un freddo cane, tant'è che mi sono messa il maglione addirittura, gli scorsi giorni eravamo in giro praticamente mezzi nudi e oggi è tornato il brutto tempo, e vabbè, pazienza. Comunque, dicevo, entro all'Iper e vengo subito attirata da tutti i prodotti, sezione, diciamo, viso, corpo, proprio all'ingresso, diciamo, c'è tutta questa parte con tutti i prodotti scontati. C'era di tutto, shampoo, bagnoschiuma, dentifrici, saponi intimi, cioè di tutto, però sono andata sulle cose che ovviamente potevano interessare a me in questo momento, anche se, ripeto, non avevo bisogno di niente di tutto ciò, quindi sono tutti acquisti extra e ne ho approfittato semplicemente perché erano scontati, se no avrei tralasciato. La prima cosa che ho visto e che mi ha incuriosito, che ha catturato il mio sguardo, è stata questa crema della Geomar per la cellulite. Purtroppo mi è venuta un sacco di cellulite perché sto molto spesso in piedi, ma ferma, statica, quindi non è che faccio sport, non faccio assolutamente sport, sarà 10 anni che non muovo un muscolo. Non mangio proprio bene perché mangio spesso carboidrati che sono la mia passione e bevo pochissimo, bevo meno di una bottiglietta di acqua da mezzo litro al giorno, quindi sono super disidratata da questo punto di vista. Soffro spesso appunto anche di dolori alle gambe
E insomma, una tragedia, ecco, però non ho la costanza e la voglia di curarmi da quel punto di vista, ma in previsione dell'estate mi sono guardata le gambe e ho detto, mio Dio, devo fare qualcosa, anche perché non sono più così giovane, non ho più il metabolismo che veloce, capito che comunque nel giro di poco si riadatta, si rimette in forma. Ormai sono arrivata ai 30, anche se non si direbbe perché comunque non mi lamento, non mi ritengo una persona vecchia. Né dentro né fuori, però di fatto è così, gli anni ci sono, per cui devo purtroppo iniziare a prendermi cura anche del mio corpo, così come sto iniziando a fare per il viso, cosa che non facevo, neanche quello facevo prima. Allora, ho visto queste creme, una confezione ben da 200 ml, c'erano due versioni, crema gel effetto urto, che è quella che ho acquistato io, con la scritta arancione. Ce n'era un'altra con la scritta blu che invece era sempre anticellulite, ma effetto rinfrescante, drenante e assorbimento ultra rapido. La cosa dell'assorbimento ultra rapido mi ispirava alquanto, anche perché io sono molto pigra, appunto, e quindi l'idea di star lì a spalmarsi creme su creme non mi piace, io quindi spero di riuscire a farlo. L'idea appunto che si assorbisse velocemente era una cosa che mi attirava. Alla fine però ho optato, leggendo un pochettino quello che c'era scritto dietro, sull'effetto urto, anche se non si assorbe co così velocemente come l'altra, però mi sembrava un prodotto con un'azione più mirata, più specifica e un po' più efficace. Ecco, l'effetto urto mi dava l'idea di qualcosa di un po' più efficace rispetto all'altro e guardando dietro i vari ingredienti, questo contiene scina, caffeine, estratti di alghe purissime, estratti di salvia di centella, proteine vegetali, derivati ad alta capacità idratante, oligoelementi del Mar Morto. La lista degli ingredienti dell'altro era un po' più ridotta, c'erano due o tre elementi in meno e quindi ho messo da parte come si dice, l'idea dello spalmarselo velocemente, ho detto vabbè dai, proviamo l'azione urto. E quindi ho preso questo. Mi aveva incuriosito perché era al prezzo di, qua ho lo scontrino, 4 euro e qualcosa, 4,50 euro, 4,90 euro. Allora, sì, allora il prezzo pieno era 6,45 con lo sconto di 1,95 euro, quindi di quasi 2 euro, sì, 4,50 più o meno. Che mi sembrava un buon prezzo considerando i 200 ml, anche 6,45 euro, che è il prezzo pieno, non è male. In realtà non hanno prezzi altissimi, però insomma, considerando lo sconto, perché non approfittarne, ecco. E quindi mi sono decisa e me la sono messa nel carrello. Dopodiché ho detto: ah, ma boh, ci sono un po' di cose in promozioni, andiamo a dare un'occhiata. Anche perché io non vado spesso all'iper. Nonostante lavori lì in parte, non è, diciamo, il posto dove vado a fare la spesa, per cui in realtà non avevo mai dato un'occhiata al reparto, diciamo, cura della persona, perché al massimo entravo se mi serviva qualcosa all'ultimo minuto, magari per la cena, sì, che ne so, avevo finito la carta igienica, piuttosto che l'acqua, piuttosto che il sale, piuttosto che avevo voglia di sushi o di pesce, per quella, insomma, per acquisti di quel momento, ma non a fare la spesa, quindi non mi sono mai messa a girare tutte le corsie così per vedere quello che avevano, ma mi sono resa conto che in realtà è ben fornito anche dal punto di vista bio, vegan, prodotti verdi, cibi buoni, ed hanno molte marche che potete trovare anche, vabbè, d'acqua e sapone, posti come questi, ma che non mi aspettavo di trovare all'iper, sinceramente. Perché ho visto, vabbè, oltre a... questo è un aereo, vabbè. Sentite, non lo so se sentite, comunque questo è un aereo. La natura è bella, ma è rumorosa. Vabbè, anche gli uccellini, ma quelli non so se li sentite, io sì, li sento molto. Vabbè. Dicevo, c'è i provenzali, quindi ho visto tutta la linea dei provenzali, ma non era scontata, quindi non ho preso nulla, anche perché comunque mi ero già rifornita di delle cose che mi interessavano da acqua e sapone e altre cose che volevo non erano scontate, quindi ho aspettato.
C'era un'altra linea, Natura sì, no, Natura qualcosa, Natura Line, insomma un bel packaging bello con tanti prodotti che ho già sentito, ma adesso mi sfugge il nome. Comunque, ho detto, ah, guarda che c'è anche questa cosa. C'era Avril che mi ha stupito, anche se non mi sono, non so io, ma mi sembrava di aver visto soltanto prodotti per il corpo, shampoo, cose così, e non per esempio i cosmetici, fondotinta che mi sarebbe interessato provare. Poi vi dico la verità, ero di fretta perché in realtà sono capitata lì. Che stavo giusto appunto finendo il tempo che avevo a disposizione, dovevo rientrare al lavoro, per cui ho dato un'occhiata veloce, ho preso le cose che mi interessavano, che da adesso vi mostro, e sono andata diciamo sul sicuro, e ho dato giusto un'occhiata veloce, ma ci tornerò perché voglio vedere bene quello che hanno. Sicuramente chi di voi frequenta l'Iper sa già e conosce già i vari brand che hanno a disposizione. Io sinceramente non lo sapevo che avessero tutte queste marche, quindi sono rimasta abbastanza stupita. Hanno appunto Geomar, Omia, Provenzali, Avril, tanti brand, tanti prodotti interessanti. Quindi tornerò sicuramente per vedere cos'altro hanno e per cercare meglio i prodottini che mi interessano, perché comunque poterli vedere dal vivo i prodotti è sempre meglio secondo me rispetto a fare acquisti online, che per carità sì, è bello, ti arriva il tuo pacchettino, ti arriva tutto assieme, magari risparmi anche qualcosina, però se possiamo toccare con mano e vedere effettivamente il prodotto com'è, magari ci togliamo delle delusioni che quando arrivano i prodotti li vediamo magari troppo piccoli, non sono quello come ci aspettavamo, insomma. Vederli e sceglierli dei scaffali di un supermercato a me piace di più rispetto che acquistarli online, almeno per certe cose, secondo me è meglio così. Quindi tornerò sicuramente a dare un'occhiata a quello che hanno. Servirebbe una cavolo di applicazione che magari ti dice tipo tutte le offerte che ci sono nei vari supermercati, nelle varie cose, perché molto spesso perdiamo delle occasioni perché ormai ci sono tantissimi supermercati, tantissimi brand, tantissimi prodotti e non sempre si riesce a tenere tutto sotto controllo, tutte le promozioni sotto controllo, sapere se una cosa acquistarla da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi io almeno quando vedo qualcosa in promozione e so che sono cose che magari avrei voluto acquistare, dico ma sì dai, le acquisto ora in promozione piuttosto che aspettare e magari acquistare da un'altra parte a prezzo pieno. Comunque, andiamo avanti. Nonostante io abbia deciso appunto di passare tra virgolette al bio per quanto riguarda i prodotti skincare, sapete bene, ve lo dico ora perché non credo che mi conosciate così bene da insomma, qualcuno sì, però ecco, non tutti. Non sono una fissata, ecco, con il bio e con i prodotti verdi, tant'è che utilizzo ovviamente tantissimi prodotti che non sono assolutamente bio, non sono assolutamente naturali, in primis comunque il brand per cui lavoro ha dei prodotti con buon inci, ma non è certificato bio né nulla assolutamente, ma ovviamente li utilizzo, mi sono sempre trovata benissimo, i miei prodotti preferiti comunque sono quelli. Ho dei prodotti tra i preferiti anche di altri brand che assolutamente non sono bio, ma io continuerò a ricomprarli e mi piacciono, non dirò mai il contrario. L'unica cosa, non so quanto possa essere influente l'utilizzo di prodotti poi cosmetici non bio, se, cioè quanto può far bene, diciamo così. E quanto può essere utile fissarsi con il bio sui prodotti di skincare se poi dopo come make-up ci mettiamo in faccia tante schifezze. Sicuramente qualcosa fa, perché comunque qualcosa fa. Diciamo che appunto non sono una fissata con il bio, ma se lo trovo a buon prezzo tendo a preferirlo rispetto ad altri prodotti. Quindi mi sono buttata al bio, era per dire che se trovo dei buoni prodotti con buon inci, con buoni prezzi, perché acquistare quelli piuttosto che altro? È ovvio che vado ad acquistare quelli. Però non sono una patita sfegatata che guai e che cosa si mette in faccia. Cioè, io schifezze in faccia me le metto quotidianamente, senza problemi.
Per cui ho acquistato anche un prodotto che appunto non c'entra niente con il bio, ma che a me piace molto. Ho acquistato e riacquistato più volte ed è un prodotto che veramente mi piace. E stiamo parlando della BB Cream della Garnier per pelli grasse, miste, e infatti è quella anti-lucidità. Io ne ho diverse, ne ho acquistate nel corso degli anni veramente tante confezioni. Se non ci credete, ve le faccio vedere, le ho qua. Queste qua sono tutte mezze finite. Sì, mi sono dimenticata di parlarvene nel video dei prodotti terminati, ma come vedete le ho qui. E utilizzo sia la light che la medium a seconda appunto della stagione. Ma ne ho fatte fuori veramente, veramente tante confezioni. Cioè, questa è la prova. Ne ho qua solo tre terminate e ne ho terminate tante altre. È una crema che a differenza dell'originale che ho bocciato, e quella sì, ve l'ho mostrata nel video dei prodotti finiti, che non mi è piaciuta per niente perché non copre e mi lascia la pelle unta. Questa è veramente antilucidità, quindi veramente opaca, copre bene le imperfezioni, mi dura a lungo, ha una texture facile da stendere, piacevole, stratificabile. Un effetto sul viso setoso, va comunque ad idratare, non è pesante sul viso. Mi piace l'effetto anche comunque durante la giornata, parecchie ore mi dura. Ovviamente dopo tante ore magari se fa molto caldo tendo a lucidarmi, ma l'effetto è comunque bello. Non unto, l'effetto è sempre bello appena applicato, soprattutto bello opaco. Copre perché comunque copre, ovviamente non a livello di un fondotinta, ma è un prodotto molto più leggero, liquido, si stende veramente benissimo, copre bene, fa un bel effetto. A me piace tanto, tant'è che appunto l'ho acquistata più e più volte, quindi se ho acquistato 3 volte e più quel prodotto, significa che davvero mi piace ed è praticamente l'unica BB cream che io ho provato che mi è piaciuta, sinceramente. Solitamente le BB cream non mi piacciono, che non mi sanno né di carne né di pesce, cioè non riesco a capirle, sinceramente. Questa invece mi piace, è quasi più come un fondotinta liquido, secondo me, più che una BB cream. Se in più idrata, meglio così. L'ho trovata appunto in promozione al prezzo di... Dov'è? 4 euro anche questa, 4 euro e qualcosa, 4 euro e 50 più o meno anche questa. Calcolate che io di solito, non so se sono stata cogliona io, sfortunata io, non lo so, la trovavo anche a 9 euro, 8 euro, il prezzo più basso a cui l'ho trovata. Quando l'ho vista a 4 euro qualcosa, ho detto, ma come? No, cioè, l'acquisto sicuramente. All'inizio avevo visto solo quella chiara e avevo comprato quella chiara, quindi mi ero presa quella chiara. Poi in un altro reparto ho visto anche quella scura e quindi ho preso anche quella scura perché comunque le utilizzo tutte e due le colorazioni. In questo momento, per esempio, utilizzerei quella chiara, mentre d'estate, fine estate, diciamo, quando inizio a sbiadire dopo l'abbronzatura, dopo il mare, l'abbronzatura inizia ad andarsene via, quella medio scura. Le utilizzo anche mischiate tra di loro nei periodi appunto intermedi, quindi mi piacciono molto. E quindi quando ho visto che tutte e due erano scontate, ho deciso di acquistarle entrambe. Ripeto, io l'ho sempre trovata a prezzi alti, cioè comunque sui 9-8 euro. Qua invece il prezzo pieno, o l'hanno abbassato, non lo so, mi dà 6,85 per quella chiara e 6,55 per quella scura. È una cosa un po' strana che abbiano due prezzi diversi a seconda del colore e non mi piace, ma vabbè. Però ecco, ripeto, fatemi sapere anche voi magari con un commento di solito qual è il prezzo di queste creme, perché davvero o sono sfigata che l'ho trovata sempre io a un prezzo alto e quindi a sto giro mi sembrava bassissimo, oppure l'hanno modificato da poco e ben venga insomma che abbia questo prezzo un pochettino più basso. Però visto che era scontato del 30%, ho detto ma sì, dai, acquistiamolo perché tanto è comunque un prodotto che utilizzo. Non è bio, ok, però ecco, ripeto, non mi faccio questo tipo di problemi. Se trovo qualcosa di bio a buon prezzo che mi piace, ben venga, ma non sono una fissata. Ci tengo a
ripeterlo, perché poi magari dite, ma sei incoerente, sai, queste sono tutte cose con buoni inci bio e poi ti prendi la BB Cream Garnier. Io devo dire che a me questa piace. C'erano scontati, scontatissimi, anche sempre di Garnier, le acque micellari, anche di quelle, a parte che le usano tutti, quindi anche chi mi parla di bio in realtà molto spesso mi utilizza questi prodotti. Ma io quelle acque micellari le adoro perché hanno un formato veramente grande, mi sembra che sono 400 ml se non sbaglio. Il prezzo è bassissimo perché erano intorno ai 2-3 euro per 400 ml e io di solito utilizzo o la versione verde, come quella che ho in bagno in questo momento, che è quella, diciamo, per le pelli un po' più impure che va ad opacizzare e purificare, equilibrare la pelle, sia la versione invece gialla con all'interno olio, quindi una sorta di bifasico, diciamo così, perfetto per il trucco waterproof, che io andavo appunto a utilizzare quando facevo dei trucchi un pochettino più pesanti, appunto waterproof, e avevo bisogno di qualcosa che mi rimuovesse meglio il make-up senza sfregare troppo. Oppure quando mi sentivo magari la pelle un pochettino più secca, più tirare, cosa che capita raramente, però ogni tanto ci sta anche un po' di idratazione e il fatto che abbia degli oli appunto all'interno rende il prodotto più emolliente e quindi mi va a idratare e a nutrire comunque la pelle, che non è un male, cioè nel senso io le usavo entrambi, bilanciavo un pochettino gli utilizzi a seconda dello stato della mia pelle e dal make-up che indossavo. Quella grande gialla l'ho finita, mi è rimasta appunto quella verde che sta terminando, ma siccome non so se l'avete visto negli acquisti di M, ho preso un'acqua micellare sempre da 400 ml grande, stesso formato, di Balea che è lì da provare, non l'ho ancora aperta, ma è lì, siccome sono boccettoni che occupano comunque tanto spazio. Non volevo prenderle e metterle nelle scorte perché non ho spazio, proprio, cioè, è stata una questione di non tanto non lo prendo perché non mi conviene, ma anzi mi conveniva ed è anche quello un prodotto che mi piace. In più, essendo uno struccante, anche lì non sto così attenta all'inci perché dico comunque un qualcosa che poi vado a rimuovere. È vero che è un'acqua micellare quindi non si va a sciacquare, però mi capita invece spesso di farlo, quindi comunque di andare poi a detergermi il viso con un detergente, quindi è come tra virgolette se rimuovessi il prodotto che vado a rimuovere. Sono un pochettino più attenta per quanto riguarda sieri, contorno occhi, creme e meno su appunto qualcosa che va poi a togliersi come struccanti e quant'altro. Stesso discorso, se poi c'è bio, se c'è verde, se costa poco, va bene. Però ecco, non l'ho comprato solo esclusivamente perché non ho più posto in bagno per metterli. Quindi sono boccettoni che occupano tanto spazio, ho tanti altri struccanti da aprire, da utilizzare e quindi ho voluto aspettare un attimino. Tanto è comunque un prodotto che si trova spesso in promozione, quello. Per cui ho detto aspettiamo, soprassediamo che è meglio. Però, insomma, se vi interessa sappiate che lo trovate veramente a un prezzo ottimo e sono acque micellari per me ottime. A me mi piacciono molto, mi sono sempre trovata bene. Poi, ho acquistato, e qui è tutta colpa di Martina Rodini, che se mai vedrà questo video non credo, ma comunque la saluto, perché in questo periodo sto guardando tanti video, tra cui il suo canale mi piace molto perché è veloce, spigliata, dà dei buoni consigli, mostra prodotti low cost e in tantissimi suoi video lei parla dei sieri e delle creme di Omia, queste qui, e ha parlato di questi prodotti per cui mi sono decisa ad acquistarli. Tra l'altro, vabbè, le ho scritto, ma non mi ha mai cagato, non mi ha mai risposto. Capisco che magari un canale grande come il suo, insomma, gli arrivino 3.000 messaggi e non ha il tempo materiale per rispondere a tutti quanti. Però, insomma, gli ho scritto già 2 volte e non mi ha minimamente cagato. Ma vabbè, fa niente, io aspetto, vediamo se. Non mi ricordo neanche più cosa le avevo chiesto in realtà. Le avevo fatto qualche domanda, forse su un prodotto, su dove aveva acquistato qualcosa. Non lo so, non mi ricordo. Comunque. Pazienza, io non mi faccio problemi di questo tipo, cioè nel senso io guardo quello che mi interessa, per cui anche se una persona non mi risponde, ma a me piace e mi interessa guardare i suoi video, li guardo, non è che insomma, non mi faccio di questi problemi, anzi,
Allora, ho preso un altro. Io, se avete visto il video, nel video degli acquisti da Acquasapone, ho acquistato diversi prodotti Omia, di cui ho sentito recensioni diverse, pareri anche discordanti, perché c'è chi li ama e c'è chi dice sì, senza infamia, senza lode. Martina Rodini ne parla sempre molto bene, per cui sono andata anche sul sicuro con questi prodotti. Spero vivamente, sinceramente, che siano meglio, soprattutto le creme, di quella che sto provando in questo momento, sempre di Omia, però la linea, quella purificante, all'aloe vera, che sto provando in questi giorni, l'ho aperta da 3-4 giorni e devo dire che non mi piace per niente, adesso vi dico perché. Allora, ho preso prima di tutto il siero viso. Di questo lei ne ha parlato forse nel video della skincare routine low cost. Effettivamente è un prodotto low cost. Io l'avevo già provato nella versione appunto all'aloe vera, quindi quello purificante e riequilibrante. Questo invece è lifting immediato con coenzima Q10 e olio di argan. Sono prodotti certificati ICEA. Senza siliconi, coloranti, parabeni, oli minerali, eccetera, eccetera. Questo è un siero viso, mi piace molto la confezione. Sono 30 ml, una durata di 6 mesi. Io quello all'aloe vera l'ho già finito ed è, cos'è, 2 mesi forse che l'ho acquistato e l'ho aperto. Più o meno sarà 2 mesi, credo. Mi sembra da marzo, sì, marzo, aprile, siamo ai primi di maggio, per cui sì. Quello appunto mi è piaciuto, ho voluto provare, ero indecisa se prendere lo stesso, perché comunque non mi dispiaceva e in questo momento comunque ho una pelle un po' strana, un po' particolare, che ancora non capisco di cosa ha bisogno, nel senso che a volte molto spesso si lucida, però altre volte mi sembra che abbia bisogno comunque anche di prodotti un po' più idratanti, antirughe, insomma, una pelle un pochettino complicata, quindi sto cercando di provare tanti prodotti diversi per capire quello che gli fa meglio. Premetto che, ripeto, ho tante cose, quindi non ne avevo bisogno, ma mi sono lasciata tentare dal fatto che erano tutti questi qua scontati al 30%. Quindi, per esempio, questo siero al posto che 7,99 l'ho pagato, aspetta, 5 qualcosa, un sconto di 2,40 euro. Adesso non sono brava in matematica, quindi non mi ricordo. Comunque, tipo, per esempio, l'avevo visto anche da OVS, ma da OVS costava 8 euro qualcosa. Quindi, a seconda comunque di dove andate, dove lo trovate, potete trovare prezzi diversi. Da Acquasapone, l'altro, se non sbaglio, l'avevo pagato sì sui 7 euro, 6-7 euro. Quindi trovarlo col 30% di sconto ho detto ma sì, anche perché appunto lei ne ha parlato, Martina ne ha parlato molto bene e quindi ero curiosa di provarlo. Al posto che prendere lo stesso, ho deciso appunto di provare a prendere questo qui. Io cerco di alternarli, cioè cerco di non avere troppe cose aperte perché comunque poi non ha senso e non si capisce cosa ci fa bene e cosa no. Però diciamo che cerco di per ogni tipologia di prodotto, a parte gli struccanti, diciamo per le creme viso, i sieri, contorno occhi, massimo due. Quindi magari una da giorno e una da sera, ok? Che cerco di usare a seconda del momento, della situazione e quant'altro. Poi magari vi faccio un video a parte sulla skincare perché anch'io devo ancora bene capire come organizzarmi, nel senso che molto spesso, per esempio, di giorno mi metto una crema con fattore di protezione solare, però a volte la sento un po' pesantina e vorrei qualcosa che invece mi andasse a opacizzare. Altre volte faccio il contrario, metto qualcosa che mi va a opacizzare la sera e qualcosa di antirughe invece il mattino. Altre volte faccio il contrario, dico no, al mattino mi metto qualcosa che mi va a opacizzare e uso l'antirughe la sera, insomma. Anche io devo un attimo fare mente locale perché adesso ho la casa piena di roba e voglio cercare di dividere gli utilizzi, ecco, e quindi stabilire quello che andrò ad utilizzare come crema giorno insieme a un'altra crema per la sera,
E farò quindi le mie combo, ecco, diciamo così, sia per quanto riguarda creme che per quanto riguarda serie e quant'altro. Questo comunque mi aveva incuriosito e già che era in promozione ho detto sì, assolutamente lo compro. Quello comunque che io ho provato mi sono trovata bene, devo dire, mi è piaciuto. L'unica pecca che ha, ed è anche il motivo per cui non l'ho riacquistato, perché volevo vedere questo com'era prima e poi eventualmente decidere. E perché non so se è una caratteristica di tutti i loro prodotti o solo di quello, quello all'aloe ha un effetto un pochettino strano, nel senso che a volte mi sembra che mi vada a graffiare un po' la pelle, sento come, soprattutto quando lo abbino magari dopo degli altri prodotti, che passando le mani sul viso è quasi come se ci fosse, non so, della polvere che un po' mi graffia il viso. È una sensazione un po' strana che è difficile spiegare, però mi capita che a seconda della crema che metto dopo quel siero mi faccia questo effetto. È una cosa momentanea, dà un po' fastidio al momento, ma non è una cosa grave, infatti non è un metodo di giudizio, diciamo così, non lo boccio assolutamente, anzi mi piace, a parte questo piccolo problema che però non so se è dovuto al siero o se magari ha una combo siero con una crema che magari non vanno bene assieme loro, perché può essere che quello lì è purificante, opacizzante, magari io gli metto una crema un po' ricca, non lo so, insomma, mi fa questo scherzettino qua, però siccome appunto mi è capitato di variare le creme che mettevo poi, non ho ancora capito se è dovuto al siero o se è dovuto alla crema. Stesso discorso vale per la crema appunto sempre della linea. Quindi crema viso fatta così però all'aloe vera, che ho aperto recentemente perché stavo terminando quell'altra che stavo utilizzando sempre all'aloe, per cui ho detto ma sì, proviamola. E quella non mi è piaciuta per niente, ragazze, quella proprio no. Però anche lì devo cercare di capire il perché. La confezione è come questa, da 75 ml, infatti sono già preoccupata perché dico, cavolo, se non mi piace 75 ml da finire sono anche tanti, cioè ci devi stare dietro. Allora, in primis mi lascia la scia bianca, però quello vabbè, diciamo che non è così grave, nel senso che bisogna magari lavorarla un pochettino di più, estenderla un pochettino con più pazienza, però alla fine va via. Ma quello che non mi è piaciuto è che mi lascia i pallini, cioè è una di quelle creme che anche lì non so se a seconda del prodotto magari con cui l'abbino o se è un problema proprio della crema. Quando io la vado a stendere, un po' che la lavoro, è come se la sentissi sulla pelle e mi lascia i pallini tipo pelle morta. Non so se avete presente, sicuramente avete capito che cosa intendo. Ed è una cosa che non mi piace per niente, 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 niente. La odio come effetto, come sensazione nelle creme. La odio, non mi piace per niente. Da questo punto di vista è bocciatissima. Sto cercando di capire da cosa è dovuto. Non so se sono io che metto troppo prodotto, non so se è una combo in particolare, nel senso che ho provato crema e siero della stessa linea e mi ha fatto questo scherzetto. Ho provato un altro siero e quella crema e mi ha fatto lo stesso scherzetto. Ho provato a dire, ma magari sono io che non lascio asciugare bene i prodotti, magari ha bisogno che si assorba bene tutto quello che ho messo sotto prima e per far sì che insomma non mi faccia questi pallini. Se io vado di fretta e mi metto tutte le cose in faccia così una dietro l'altra, magari non hanno tempo di assorbire e quindi mi fa questo scherzetto. Ho provato quindi a metterla da sola, quindi senza niente, no, cos'è che avevo messo? Non mi ricordo, avevo fatto diversi insomma tipi di combo per cercare di capire che da cosa fosse dovuto. Mi ha fatto sempre sempre pallini, tranne stamattina che non me l'ha fatto, e stamattina devo dire che non ho messo niente tranne la crema. Ma cosa ho fatto anche? Ne ho messa molto poca. Mi sono lavata la faccia, mi sono passata il tonico. Ho aspettato quasi un quarto d'ora tutto. Quindi non è stato un passaggio uno dietro l'altro, ma ho aspettato un attimo.
prima di uscire di casa mi sono messa la crema, spalmata velocemente, tanto da, diciamo, assorbire la parte bianca, e non mi ha fatto pallini. Però è la prima volta che capita. E cosa è successo? Che non avevo niente sotto nel suo siero, nel contorno occhi, niente. Solo il tonico e basta, che però avevo lasciato asciugare. Quindi, quello che mi chiedo io e a cui dovrò trovare una risposta è appunto, da cosa dipenda questa cosa, e cercare di capire se è la crema, se sono io, se non lo so. Anzi, se voi l'avete provata e mi sapete dire qualcosa di più, se anche a voi ha fatto lo stesso effetto o se insomma mi sapete dare qualche nozione, perché l'unica cavolo di crema di cui Martina non ha parlato è stata proprio quella. Ha parlato di tutte le creme di questa linea, non quella. Io però avevo acquistato già quella. E quindi che mi sembrava anche quella più insomma indicata per il mio tipo di pelle, per cui sono rimasta parecchio male. Continuerò comunque a utilizzarla, troverò sicuramente il modo di utilizzarla, cercherò di fare diverse combo e prove per vedere come mi risulta meglio, però purtroppo la devo bocciare, nel senso che comunque uno non può stare a pensare a devo mettere la crema con questo, con questo, con questo no, così no, devo asciugare, cioè deve essere anche una cosa pratica. Non mi piace che bisogna fare tutte queste cose. Cioè, questa cosa dei pallini a me non piace, sia che sia io che sbaglio, sia che sia una combo sbagliata, ma non me le deve fare. Punto. Comunque, questa invece, stessa, sempre Omia Laboratoire, però sono crema viso, sempre stessa linea del siero, all'olio di argan, elasticizzante lifting immediato, sempre, quindi la crema della stessa linea, e Martina ne ha parlato molto bene, ma ha parlato molto bene anche di questa nutriente protettiva antirossore per le pelli più sensibili con mandorla e malva, tutte e due ovviamente sempre certificate CEA. Qua dice effetto lifting testato, effetto lenitivo testato. Di questa diceva che aiuta contro i rossori, idratante e quant'altro. Le ho pensate più che altro come creme notte, perché guardando un pochettino il mio mobiletto dei prodotti skincare, ho visto che ho diverse creme giorno e ho magari, mi manca magari l'abbinamento notte, diciamo, a quella crema, anche se in realtà alcune si possono usare sia giorno che notte, tipo queste, è una formula bilanciata giorno-notte, dice, quindi in realtà queste è differente come le utilizzate. Le testerò sulla mia pelle per vedere se mi risultano più o meno grasse, tra virgolette, nutrienti, ecco, più che grasse, e quindi se sono più indicate per il giorno o per la sera. Io credo che questa sarà più per la sera, visto che è nutriente ed è protettiva, quindi per andare la sera a lenire la pelle dopo lo struccaggio e tutto quanto, e per andare a attenuare un pochettino i rossori, mentre questa che è lifting immediato, sicuramente più indicata per il giorno. Però sono da provare. Le ho trovate appunto in offerta a 3-4 euro. Allora, vediamo un attimino quanto costano. 6,99 era il prezzo pieno, con lo sconto di 2,10 euro, quindi 4 e non lo so, non sono brava in matematica, comunque più o meno quella cifra lì. Per cui ho deciso di acquistarle perché di entrambe ho sentito parlare molto 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 bene. Io spero che sia così, spero di non rimanere delusa come invece mi è successo con la loro sorellina all'aloe vera. Io adoro l'aloe vera, però purtroppo quella crema su di me ha qualcosa che non va. Quindi continuerò comunque a testarla e vedremo. Spero vivamente che sia un problema solo di quella e non di queste, e niente, insomma, vedremo, insomma, vi farò sapere. Speriamo, speriamo, speriamo che queste siano migliori di quella, che non mi facciano quello scherzetto, e spero anche comunque di trovare il modo di utilizzare quella, di capire come possa funzionare al meglio. Comunque le proverò e vi farò sapere. Queste due cremine comunque si vanno ad aggiungere alla mia collezione, idem il siero. Sono molto comunque contenta di averle trovate al 30% olè. E niente, per oggi questo è tutto.
Anzi, mi sa che adesso ne metto a registrare un altro video, ma vabbè, niente, se vedrete. E per il momento vi saluto e tutto un bacione. Ciao ciao, a presto!